Next. Bentornati su RDS Next con Sam e Tommy. Allora, è arrivato il momento identikit. Yes. Quindi ti farò delle domande e tu risponderai tranquillamente. Vai. Nome? Tommaso. Nome d'arte, se ce l'hai? Tommaso Stanzani. Okay, fantasia zero. Anno di nascita, giusto? Anno 2002. Ok. 2002. Ti giuro. Città in cui vivi. Ma 2002 20 anni, guarda, già fatti compiuti, comunque, giustamente. Città in cui vivi. Beh, ora Milano. Professione. Artista. Cioè, mi piacerebbe fare l'artista, dico. Quindi alla fine è artista perché fai tantissime cose, cioè non sei soltanto fissato su una sola cosa. Sì, mi piace spaziare. Il lavoro dei tuoi sogni quando eri piccolino. Ma dipende dal giorno, perché un giorno mi svegliavo volevo fare l'astronauta, il giorno dopo l'architetto, il cantante. Avevi pensato al ballerino da piccolo? Sì, anche ovvio. Vabbè, anche. Quello però si è realizzato, quindi. Almeno. Allora, segni particolari o del carattere e dell'aspetto fisico, quindi quello che vuoi. Carattere, mi dicono che sono una persona abbastanza solare. Sì, è vero. E fisico, gli occhi azzurri. Beh, effettivamente sono tutti ce li hanno, non tutti si possono permettere. Giusto. Un sogno ricorrente che fai spesso la notte. Sogno ricorrente? Adesso sto sognando tantissimo i miei animali. Ok. Perché poi hai altri animali? Sì, di fuori due del cane. Cani e un gatto. E non so perché sto facendo questi sogni terribili dove tipo cerco gli animali ma non li trovo a casa. No, quindi bruttissimo. Mi sveglio impanicato a cercare gli animali. Sì, è no, bruttissimo. Assurdo. Il superpotere che vorresti avere e perché? Superpotere vorrei tanto. Vai. Controllare elementi. Ma principalmente perché vorrei fare aprire gli occhi a certe persone che sono con una mentalità tanto chiusa. Ciao. E fargliela aprire. Perché a volte mi chiedo anch'io, ma com'è possibile tutto ciò? Questo, allora, sei il primo che ci dice, cioè che ci dice a noi RDS un superpotere del genere, ma è vero. Cioè, perché sarebbe veramente stupendo. Non dico costringerli a capire, ma solo avere una visione più aperta. È vero, perché c'è gente che comunque rimane lì sulla sua, sì, senza capire, senza. È vero, bravo. La cosa che più ti fa ridere è quella che ti rende più triste nella vita. Allora, triste io piango per qualsiasi cosa. Anch'io, sono sensibilissima. Anch'io. L'altro giorno ho rivisto cos'era La carica dei 101, pianto disperato, sì. Anch'io, veramente. No. Io totalmente. E dai, più ridere? Ridere, io rido per le cose che non hanno senso. Cioè, il mio umorismo preferito è quello no sense. Vero? Scary. E poi la tipo gente dice: ma perché ridi? Scusami, ma posso ridere per quello, sì, che mi pare? Mi fa morire. Ora lasciamo gli ascoltatori con la prossima canzone e poi torniamo e ti facciamo qualche domanda sulla professione e la carriera social. Certo. Next. RDS Next. Bentornati su RDS Next con Sam e Tommy. Allora, è arrivato il momento Google, quindi noi adesso andremo a cercare su Google la gente cosa cerca di te. Ok. E tu magari dopo ci racconti tutto. Allora, abbiamo la prima ricerca che è Tommaso Instagram. Ok, vabbè, qua penso vogliono. Da quanto magari ce l'hai oppure lo usi, non lo usi, sai, il rapporto che hai con Instagram. Ma allora io sono un po' boomer sotto questo aspetto, nel senso, sì, non sono tanto social. Cioè, mi sveglio magari delle volte dove in una giornata faccio molte storie perché ho voglia di, sì, raccontare qualcosa, però altre volte dove non c'ho niente a raccontare. Sparito. Sì, sparisco. Ma ragazzi, sono nel letto, cioè, esatto, non è che mi scrivono, ma tutto a posto, stai bene? Io sì, raga, semplicemente non c'ho niente da dire. Una volta ho fatto una storia e ho detto: ragazzi, oggi la mia giornata è così noiosa che non ho messo storie tutto il giorno a letto. Esatto. Alla fine cosa devo raccontare? Cosa devo mi sposto? Le varie posizioni mentre dormi. E tu comunque hai seguito sui social? Sì, presumo di sì. Ma sì, cioè, nel senso, ho creato, diciamo, la mia parte di persone che mi seguono, che bello, sono molto molto carine. Infatti io le ringrazio sempre. Che carino. Sì. Procediamo con la prossima ricerca. Ah, e Zorzi. Sì. Sì, vabbè, vai. Il mio fidanzato. È il tuo fidanzato? Sì. Da quanto tempo state insieme? Ma tra poco facciamo un anno. Sì. No, bellissimo. Mi piacciono un sacco queste cose, sono contenta. Sì, tra poco e facciamo. E come un state? Anno. Bene. Bene, sì, sì. Sta andando bene la relazione? Sta andando bene. Poi tra l'altro noi abbiamo iniziato a fare, cioè è stato proprio uno di quegli amori che nasce subito e poi dopo abbiamo iniziato a sviluppare, cioè tutto molto velocemente, abbiamo iniziato, capisco, a convivere, eccetera. Però perché ci sentivamo di farlo, quindi ti capisco. Niente di chimica. Bene, sono
sono molto contenta e vi auguro il meglio. Grazie. Vediamo la prossima ricerca. Età. Età. Allora, qua si sbagliano tutti. Ma va vero? Ti giuro, perché praticamente qualche dicono volta dicono di più o di meno? Di più. Sono onesto, qualche volta più, No, ma perché io qualche volta sono onesto, mi sono andato a cercare anch'io su Google e vedo qualche articolo e in tutti gli articoli c'è scritto 2001. Ma ovviamente sembri, infatti quando metto 2002 io sono 2003, non sembri per niente 2002, sembri molto più grande. Però invece è una cosa bella, ho 20 anni e sono 2002. Ragazzi, alla fine, cioè, è questo. C'hai solo 20 anni. È questo, non c'è altro da fare. Leggiamo l'ultima e poi continuiamo dopo che arriva anche la Jackie. No, cos'è che è? Tommaso Zorzi, okay, no aspetta, Tommaso, ok, stanno insieme, sì, sì. Hai detto, stanno insieme quasi da un anno. Qualche volta esce fuori un tizio che ci si è lasciati, infatti tipo io gli scrivo, ah ma ci si è lasciati, non lo sapevo. Ma capito? Cioè non ti vedono magari per un giorno insieme ed è disperazione, rottura, si sono lasciati, sempre a pensare al peggio. Adesso vi lasciamo con Ti penso spesso di Federico Rossi ed entra con noi ragazzi Jackie, quindi rimanete collegati perché poi dopo abbiamo il momento ampolla. Next. RDS Next. Next. Bentornati su RDS Next con Jackie, Sammy e Tommy. Ragazzi, allora, purtroppo è tornata. Scusate, sono arrivata, ho avuto un piccolo problemino tecnico. Senti. Comunque è arrivato il momento di fare delle domande sulla carriera professionale di Tommy e social. Vai. Ovviamente. Sì, perché? No, è giusto. No, vai, sei presentata, vai. Dai, esatto. Inizia con la prima che poi le faccio io la seconda. Allora, ti abbiamo guardato ballare sugli schermi televisivi di Amici del 2021. Ci sei piaciuto tanto come ballerino. Raccontaci come nasce la tua passione per la danza. È vero, questa domanda l'ho fatta. Allora, la mia passione per la danza nasce in realtà quando ero molto piccolo, perché sono sempre rimasto molto affascinato dalle coreografie che vedevo in televisione. Poi tu facevi pattinaggio? Esatto, sì, facevo pattinaggio. Poi in realtà inizio a studiare danza a 14 anni. Ok. Quindi in realtà prima di prendere la decisione di proprio dedicarmi alla danza ho aspettato un po'. E pattinaggio? Rotelle. A rotelle, sì. Mi ricordo che avevi fatto anche una coreografia, esatto, d'amici. Esatto, sì, sì, sì. Però, cioè, tipo, studiavi in contemporanea o...? Allora, quando ho iniziato a studiare danza, diciamo che ho fatto l'ultimo anno di pattinaggio, quindi... Okay. Le mie ultime gare, lo stesso anno in cui ho iniziato a far danza. Ah, ok. Perché per un anno ho voluto provare a fare entrambe le cose, ma giustamente non era fattibile. No, è impossibile. Più che altro, cioè, magari per il tempo. No, per il tempo. Io facevo pattinaggio a Bologna, però studiavo danza a Genova. Ma di dove sei? Sant'Agata Bolognese, Bologna. Ah, io sono di Ravenna. Ma infatti si sentiva un po' la... Sì. Ma lui non si sente, a te. No, è vero. Perché ho vissuto a Genova, quindi ho un po' esatto. Prossima domanda. È da poco uscito il tuo primo singolo, Origami. Come ti sei avvicinato alla scrittura e al canto e hai mai studiato canto? Allora, sì, ho studiato canto e... ho studiato canto sempre quando ho iniziato a far danza, perché ho stato in una scuola di Genova dove si studiava danza, canto e recitazione. Tutto. Poi diciamo che ho abbandonato un po' la parte di recitazione e canto e mi sono dedicato solo alla danza. Adesso invece ho ricominciato a studiare canto. Da piccolo facevo pianoforte, quindi comunque sapevo, conoscevo già la musica. Però la passione per la scrittura mi è nata proprio all'interno di Amici. Perché comunque, essendo anche molto amico degli altri cantanti, quando loro scrivevano io comunque mi facevo spiegare un po' la metrica, le strofe, il ritornello, così. Bello. Allora una volta uscito ho detto, sento che c'ho un qualcosa da dire. Poi magari rimane tra me e me. Però intanto provo a buttar giù. Secondo me hai fatto benissimo. Molto. E... grazie. Cioè, devi sempre buttarsi, come va alla fine, perché sa fare tutto. Cioè, no, noi adesso veniamo a lezioni da te. Sì, che è acceso. È acceso, ma... È certo che è acceso. Ci spiace. Non è comunque molto... Procediamo con la terza domanda. Sì, sappiamo che questo tuo primo singolo è... Cosa vuol dire? Fammi vedere. Una ballad. Una canzone d'amore. L'hai scritta per qualcuno in particolare? Ti ho fatto la prima domanda, ma eravamo fuori onda, quindi. No, sì. Allora, come ho detto anche prima, la canzone è scritta dedicata a me stesso, perché racconto di un periodo mio difficile e della persona che mi ha aiutato a uscire da questo periodo, quindi mio fidanzato. Perché poi, sì, no, perché poi anche lo dico nel ritornello della canzone, che per quanto può essere comunque in un periodo brutto, c'è quella persona che ti vuole veramente bene, che ti aiuta a vivere a colori. Sì, sì, è giusto, assolutamente sì. Giusto.
Vai, Jackie, ultima domanda. Allora, ultima domanda. Come ti sei sentito nel dover annunciare questo nuovo tuo questo tuo nuovo progetto alle persone che ti seguono? Avevo paurissima. Cioè, no, sì, perché? Perché purtroppo mi sono reso conto che le persone non fa piacere quando c'è un cambiamento. C'è un cambiamento. Le persone non piace. Ma non la vedo per forza come una cosa purtroppo negativa, però vedo che proprio terrorizza il cambiamento. Subito hanno detto no, ma quindi smetti di ballare, ma quindi no, perché cioè io non è vero che posso far solo infatti una cosa. Infatti ti ho chiesto, infatti hai continuato comunque, perché certo, non sì, pensavo sì. che tu mollassi no, il ballo. No, io continuo a ballare, ho anzi anche lì dei bei progettini, quindi e se riesco anche nel mentre a intraprendere, non dico una carriera come cantante, però comunque a far uscire delle cose che mi sento di far uscire, non vedo il perché non possa fare più cose. Ma giusto. Fai conto che comunque in generale in Italia e nel mondo il cambiamento è una cosa difficile certo. da accettare e fa più che altro paura. Però quando si spiega e magari capiscono che non hai lasciato la danza, o anche esatto. se dovessi e volessi lasciare la danza, non dovrebbe essere un problema. Ma sì, infatti alla fine le mie paure erano tutte senza senso, perché le persone che mi seguono e che davvero mi seguono perché gli piaccio bene, io esatto, seguono il tuo personaggio, hanno accettano tutte tutto. Capito subito. Alla fine le persone che non dico mi odiano, ma che mi vanno contro, che facevo cantante, che facevo ballerino, che Amen. Facevo l'imbianchino, comunque mi davano contro. Esatto, certo, allora ragazzi ora esatto, vi lasciamo esatto. con Where Did You Go e torniamo subitissimo. RDS Next. Bentornati su RDS Next con Sam, Jackie e Tommy. Allora, torniamo a fare una chiacchierata su carriera e social, proprio come prima. Iniziamo con la quinta domanda, vai Jackie. Il 31 marzo è uscito anche il videoclip della tua canzone. Come ti sei sentito nel ballare sulle note della tua stessa voce? Oddio, è vero. Io non l'ho visto, raga, me lo sono perso. No, è uscito il 31 marzo e allora è un'emozione veramente bella, perché di solito noi ballerini, quando balliamo, balliamo su parole e comunque emozioni di altri. Sì. E quindi poi ovvio ce le mettiamo su noi stessi, però è sempre diverso. Quindi infatti a me l'idea anche della canzone è nata per quello, nel senso voglio ballare un qualcosa che provo io e utilizzo proprio le parole che direi io. Quindi wow, è stata un'emozione carino. Veramente unica. Bello. Adesso basta. Quanto ci hai messo a registrare la canzone? Comunque il videoclip? In realtà poco tempo, nel senso perché volevo farlo uscire il prima possibile a ridosso. E quindi del... hai detto dai. Quindi fai. Bello, è stata settimana. Anch'io sono così. Anch'io sono così. Io quando devo fare qualcosa subito lo devo finire il prima possibile. E poi dico no, ma non c'è tempo. No, io devo farlo uscire subito. Ma io devo ringraziare molte le persone che mi sono state vicino. Vabbè, quello sempre. Sì, sono sì, una parte beh. Fondamentale. Sì, allora, d'accordo. Descrivi il tuo lavoro in tre parole, perché è proprio quelle che userai. Descrivi il tuo lavoro in tre parole? Sì, sì. Solo tre. Ok, allora, emozionante. Ok. Senza orari non è una sola parola, però è vero, anche riassume beh, molto alla, il concetto. Alla fine, in realtà, noi ti abbiamo chiesto perché sceglie queste parole, ma effettivamente, cioè, sono emozionante, anche noi proviamo l'emozione. Senza cioè, orari, anche senza orari, qua via la terza, magari la terza. Ci sono orari. E ecco molto gratificante. Vediamo. Ecco questo, sì. Sono molto nella natura. Figo. A me piace. Io sono molto animali, natura. Molto wild. Quindi. Sì, sì, dillo. Venite a darti una calmatina là in fondo. No, bellissimo, bellissimo. Vai, Jackie, prossima domanda. Allora, qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto. Oh, ho sbagliato. Vabbè, vai. Il mio sogno. Sei sicura di voler sapere proprio questo? Sì. Allora, il mio sogno nel cassetto in realtà è quello di essere felice, nel senso. Oddio, bellissimo. Io spero di arrivare a un certo punto, quando avrò, non so, 40 anni o cose così, di essere soddisfatto di quello che sto facendo e dire: oh, ok, sono felice. Va sì, bene. Sì. Te lo auguro. Bello, poi prossima domanda che ha saltato Jackie, ma noi rimediamo così. La fai tu. Qual è il tuo social preferito e che rapporti hai con il mondo del web digital? Usi anche TikTok? Sì e no, nel senso TikTok mi piace molto di più come spettatore. Vero. Nel senso lo guardo spesso. E poi ci cadi dentro e ci poi cadi è un dentro. Casino. Poi per non, ore non finisce. Non capisco più. Bene come funzioni l'algoritmo, però mi escono sempre delle cose che mi fanno scassare dalle poi risate. Poi te lo spieghiamo, ti raccontiamo anche quello. Beh no. La prima dai, proprio... dai parliamone di questo bonazzo, mio amor. Cioè, Jackie, lui deve dire il suo parere. Allora, no, c'è da dire che tipo ieri è stato il mio primo giorno libero dopo tanto tempo. Ok. Ho iniziato e finito il no, e anch'io lo devo. Ti guarda, giuro, non me lo no, dire. Ma non puoi che.
No, dai, non lo dire, non lo dire. Ma lo di- la- è da ieri che lo dice, ma la smetti. No, comunque, raga, cioè, l'ultima puntata è una roba. No, no, non ce lo dite. No, io non vi dico niente. No, veramente, ti cazzo. Mi viene a piangere. No. Ma tu che non devi ancora guardare la quinta, ma la vuoi finire? No, io voglio vederlo, ma se ognuno ogni quinta deve ancora vedere lei. Devi guardarlo. Comunque Manu Rios è un attore veramente di talento. Vero. Proprio proprio bravo. E non solo. Per me non solo. Ragazzi, saluto il fidanzato da casa. Ciao. Amore. Li lasciamo. Allora, mi metto di qua così tu Jackie, stai in mezzo. Li lasciamo con In the Dark e torniamo subito finalmente con l'ampolla. RDS Next. Bentornati su RDS Next con Sam, Tommy e Jackie. Allora, finalmente è arrivato il momento dell'ampolla, perché continuiamo a dire è il momento dell'ampolla e non c'era l'ampolla. Allora, dentro questa ampolla ci sono delle parole, frasi prese dalla tua canzone, ok? E quindi poi noi ti chiediamo di commentarle. Ah, ok, vai. Va bene, non ce la posso fare. Vai. Dai, sì, l'hai scritta tu. Anch'io commento. Vediamo. Oh. Ci sei tu. Ci sei tu. Ok, questa ci sei tu è nel ritornello. E praticamente è un po' come dicevo prima, quando affronti i momenti brutti non devi aver paura di chiedere anche aiuto. Io l'ho interpretata così la mia canzone. Bella. E in quel momento c'era quella persona per me che mi faceva ti portava nel posto sicuro. Sì. In quello spazio dove tu puoi dire ci sei tu, qua io sto bene. Io vorrei essere così dolce nella mia vita, ve lo giuro. Ormai sono diventata acida. Gliel'ho detto prima che tu piangi una volta all'anno. Aveva detto che tu non sai dare lacrima facile come noi due invece. Cosa stai dicendo che tu piango tutti i giorni? Rispetto a me veramente. No, rispetto, vabbè, lei piange veramente per il nulla. Fiori sta nella prima strofa dove dico tra mille fiori nella terra tutti uguali, noi siamo ginestre piedi dei vulcani. Nel senso, è una metafora, tra l'altro una citazione anche a Leopardi, perché praticamente sai chi è Leopardi? Sì. Ah, uno scrittore, salutiamo. Ciao Leo. No, la mia era intesa come tra tantissime persone, che alla fine noi esseri umani siamo tutti uguali, tra mille persone noi diciamo siamo un po' in balia degli eventi, e quindi tra gli eventi che invece non li puoi controllare noi siamo delle ginestre che sono dei fiori delicati ai piedi dei vulcani, di un qualcosa comunque di grande, di anche bellissimo, pauroso. Bellissimo. Ora me la vado a tatuare. Vai, leggiamone un altro. Diamo il next e continuiamo dopo. Allora, cioè, se sento i significati delle tue canzoni dico, cioè delle tue parole, delle canzoni dico ma mamma mia, cioè sono un sacco profonde. Grazie. Io non pensavo che ci volesse così tanto. No, ciao. Io penso che magari la gente si scrive. Dai, io scrive me delle belle cose, però fino tipo... cioè così, sì, ma così profonde non te lo aspettavi neanche te. Allora, in realtà questa frase star bene, okay, è proprio perché ho voluto giocare sotto quell'aspetto, nel senso, mi imbarazzo anche un po' a parlare del metodo di scrittura che utilizzo io, perché ho scritto una roba. Vabbè, ma cioè, ho scritto altre come robe, se noi lo sapessimo. No, però comunque Frega. Io ho voluto mettere diverse metafore e anche utilizzare un linguaggio un po' più complesso sotto alcuni aspetti. Ok. E poi invece il ritornello ho voluto utilizzare proprio una frase banale, okay, che però rende molto l'idea. Ci sei tu e mi fai star bene. No. Che è la frase, diciamo, che non è studiata nella sua... non è molto poetica, però è concreta. Sì. È vera. Mamma mia. Va bene, allora ora vi lasciamo con Pensando a lei di Shiva e poi continuiamo con la nostra ampolla. RDS Next. Bentornati su RDS Next con Sam, Tommy e Jackie. Ciao a noi. Allora, continuiamo col gioco dell'ampolla. La Jackie si sta commuovendo perché ogni frase ha un significato profondo. Questo qua è delfino. Oggi è la giornata mondiale dei delfini. Sì, lo so, ho visto. Cos'è? Dei delfini. Ma mi sembra normale. Allora, ah, ok. Che giornata è? Vai. Dare un senso. Questa anche qua sta nella prima... no, nella seconda strofa, perché dico disegno senza forma e senza colore, ma sei tu a dare un senso a tutte le cose. Dai, bro. Questa nasce... nasce in realtà perché praticamente io, come dicevo prima, ho molte passioni. E c'è stato un periodo dove mi era venuta questa passione per il disegno. Ok. Peccato che non avevo mai disegnato in vita mia. Ma quindi io sono vado incapace, a comprare... faccio ancora la casettina così. Ma capito? Infatti anch'io vado a comprare le cose, mi metto a disegnare. Una volta torno a casa Tommy, mi dice: beh, cosa hai fatto oggi? Guarda, ho fatto il disegno, gli ho girato. E lui tipo mi dice: ma è bellissimo, mi dice, è una bellissima casa. E tipo in realtà era tutto ma non una casa.
E allora questa cosa no, non è vero. Ti giuro, tipo io avevo fatto, non so, una bambina e lui mi dice che bella casa, io tipo oh, che bel cane. Grazie. E tu oh. Sì, no, infatti. Cioè, falso. Come mai? Falsissimo. Infatti per questo ho detto, io disegno senza forma e senza colore, ma se tu dai un senso a tutte le cose, no, nel senso, per qualsiasi cosa io faccia tu riesci a dare un senso bello. Che carino. Dai, procediamo con d'oca. La prossima ampolla. Prossima oh, frase. Questa è bellissima. Questa mi piace troppo. Non è che devi tatuare no, tutta la canzone. Voglio dire, cioè. Oh Tommy, guarda. Se sbaglio cedo. Okay. Ok. Se sbaglio e cedo. O se sbaglio cedo E se sbaglio cedo. Ok. Perché sta nello special. Okay. Che dico, e se sbaglio cedo, stringimi. Perché, no, cavolata. E se sbaglio cedo, resta qui. Ok. Perché praticamente nello special ho voluto proprio mettermi a nudo e dire tutte le cose. Se io sbaglio e faccio degli errori, tu capisci che comunque sono in un periodo che non è proprio il massimo. Sì, tipo non andare via. So che è difficile, ma resta qui. Perché infatti nella frase dopo dico, tu mostrami i tuoi mostri, io sono qui. Tu mostrami le tue paure, io sono qui per te. Dai, però. Allora, che cavolo, eh? Beh, io oggi sono emotiva. Adesso vi faccio vedere io. Sto per piangere. Domani, Jackie si mette a scrivere tra Amanda. Esatto. Ma va bene, Tommy, secondo te com'è? Una canzone bellissima. O Tommy, accanti tu, perché io non sono in grado, eh? Paura. Paura. Allora, la paura è un'emozione che. Grazie. È un'emozione che comunque non è accettata. Ok. Cioè, noi nella nostra testa scatta quella cosa che dici: no, non posso avere paura. Oppure è una cosa di cui uno si vergogna di dire che c'ha paura. Sì, è vero. È vero. È quell'emozione che tutti odiano. Io invece devo dire che adesso pian piano sto iniziando anche a provare una sorta di piacere, nel senso, nell'avere paura. Adesso detta così no, sembra okay, una cosa però super ho capito, strana. Tipo no, brido, no, no, in realtà cioè, magari nel senso, la paura è comunque un'emozione che avviene quando stai facendo cose a cui tu tieni. È vero. Sì, è non vero. So come dire. Io sì, avevo vero, paura. O almeno però nel senso di cui l'ho scritta io. È vero. All'inizio io avevo paura a trasferirmi a Milano, avevo paura a intraprendere una carriera sotto cioè tanti comunque punti molto tanti punti di vista, io avevo paura, però alla fine quella paura era l'emozione che provavo perché so che quello che stavo facendo mi faceva star bene. Allora leggiamo questa l'ultimo bigliettino e poi diamo il next. L'ultimo mi viene pescati due, quindi vai. Prendo questo. Vediamo cosa hai scelto, vediamo cosa hai scelto. Ah, no vabbè, top, questa è l'ultima è uscita, vai. Origami. Origami, che è il titolo. Esatto, è il titolo e esatto, top. Praticamente nasce dalla mia passione per l'arte giapponese. Ok. E allora quando sono andata un po' a documentarmi su come si fanno gli origami, il simbolo, cosa significa, praticamente gli origami sono fatti di carta, quindi sono molto delicati. Delicati. E sono anche molto complessi da fare. E allora ho un po' associato facendo un paragone con una relazione, che comunque è molto complessa una relazione, portarla avanti e far sì che una relazione duri. Sì. E allo stesso tempo fatti di carta gli origami e una relazione comunque, cioè per quanto tu può andare bene può succedere quella minima cosa che per butta giù tutto. Buttare giù tutto. Sì. E infatti bello. Dico siamo e nella frase dico siamo lo stesso origami, nel senso io e te siamo uguali, siamo fatti di carta e insieme formiamo una figura. Cioè, vabbè, ma io non ho capito perché io non sono così profonda. Anch'io voglio essere così profonda. Credevo di essere adesso, quando ascolteremo la canzone pensiamo a tutti i significati. Esatto. Bellissimo, bellissimo. Bello, questa è la prima volta che li spiego, quindi sono anche felice che mi avete dato la possibilità di spiegarla. È bellissimo, certo. Veramente. Ora vi lasciamo con Mami di Becky G e Karol G e poi parliamo del tuo cambio look. Yes. Next. Allora, scusate. Next. Next. Bentornati su RDS Next con Jackie, Sammy e Tommy. Eccoci, è arrivato il momento di parlare di una cosa che si nota molto in realtà. Prima, i tuoi capelli. Prima avevi i capelli lunghi. Sì. Poi hai deciso di fare questo taglio drastico. Sì. Ci piace molto questo nuovo look, ma vogliamo sapere il perché di questa scelta. Allora, che comunque, cioè, sì. Non tutti ma in realtà anche con i capelli lunghi stavi bene. Allora, cioè, secondo me stai bene in entrambi i modi. Scusate, ragazzi, abbiamo un audio, scusate. Abbiamo un audio? Ascoltiamo l'audio. Prima, sono Manuri Oz, siamo alla ricerca di nuovi attori. Ma siete dei. Ma siete. Ma fintissimo. Ma veramente. Ma potevate impegnarvi un pochino di più. Abbiamo un audio. Chissà di cosa si tratta. Manu Ríos, estamos buscando nuevos actores. Yo hago casting.
Io non ho parole, okay, questo è già tutto dire. Guarda ragazzi, ma sta parlando di me? Sì, arriva. Sì, allora un attimo, finiamo la puntata. Noi li accompagniamo, Vai. Il cambio look, allora, sì, in realtà sì. Io ho sempre avuto tanti, cioè ho sempre fatto cambi look molto diversi tra di loro. Tanta roba. Era da un botto che non mi tagliava i capelli, perché la mia idea era quella di farli crescere fino alla schiena. Ok. Cioè proprio lunghi. Perché... Esatto, sì, non dico come i tuoi, però comunque no, un po' più lunghi dei miei. Esatto, più lunghi dei tuoi. Metà. Poi a un certo punto, siccome in molti lavori mi mettono prodotti, su prodotti eccetera, vado al parrucchiere, mi fa: guarda, sono un po' rovinati sotto, te li devo tagliare. A un certo punto io, ma sai una cosa? Ma taglia tutto, sì. Perché poi non mi piacciono i vie di mezzo. Cioè, sono una persona. O lungo o corto. O lungo o corto, sì. Allora ho detto, ma sai una cosa? Taglia tutto. Sai quando tipo parti convintissimo? E poi ti penti. A pentirti, poi dopo ti dici: no, ma cosa è successo? Poi dopo riparti il nuovo gasato. E poi no. Alla fine vi dirò: son contento. No, stai molto bene. È molto più comodo. A parte che 2 minuti in dopo. Esatto, infatti. C'è da dire anche che ora arriva l'estate. È esatto. Anche molto più. Poi mo che devo andare in Spagna. Infatti, come faccio? Infatti. Cioè, è vero, perché cioè, infatti ti hanno richiesto loro del cast. Mi hanno richiesto loro. Così risparmiano anche sul prodotto del capello. Esatto. Quindi cioè è solamente positivo prendersi. Esattamente. Ora abbiamo un attimo, noi facciamo sempre una sorta di programma, di rubrica che si chiama Tell Me Now. Sì. Dani. Ok. La nostra rubrica Tell Me Now. Adesso te la spiego, adesso parte la base. Io la odio sto questa parte. Tell me now, tell me now. Allora, quindi facciamo gli facciamo la domanda Tell Me Now. Basta. Facciamo una domanda del giorno. E sì, la domanda del giorno è: se dovessi partire in un luogo tell lontano tell e portassi, e potessi portare un solo oggetto, una sola persona con te, chi o cosa sceglieresti? No, perché? Aspetta, non ho capito niente. No, anch'io voglio. Allora, anch'io se dovessi fatta partire in, è una cagata pazzesca, perché io ho già risposto. Sì. Se dovessi partire in un luogo lontano e potessi portare un solo oggetto e una sola persona con te, chi o cosa sceglieresti e perché? Inizia Tommy. Ok, potessi portare, ma tipo su un'isola deserta? Sì, in un luogo lontanissimo. Facciamo isola deserta. Vai, isola deserta. Ah. Io ce l'ho già. Manorios. Stavo pensando, però ho detto boh, non so se lui vuole. No, certo che vuole. No, penso no. Allora, isola deserta, porto. L'oggetto, partiamo dall'oggetto, poi la persona. Io coltello. Porterei. Sì, un oggetto anch'io. E coltello, dice un accendino. Ma l'accendino cioè, si scarica, cioè, ragazzi. Ho capito. L'accendino allora, ma dopo trasferisci il fuoco al fuoco. Ho capito. Cioè, ma sì, per tutta la vita. Ma no, ragazzi, io una volta che l'accendino. Una borraccia. No, una borraccia. Perché così almeno quando piove puoi, no? In realtà è contaminata l'acqua teoricamente se sei in un'isola deserta, quindi dovresti farlo con i vestiti per togliere tutta la sporcizia e i batteri. Scusate, io vedo i programmi di sopravvivenza. Che persona allora potresti? Materasso. L'unico che nessuno mai detto materasso. Almeno stai comodo. La persona ma non saprei, potrei portarmi io, dato che il mio ragazzo non lo porto perché muoio io e il mio ragazzo. No, capito, poi dopo un'isola, cioè subito direi Tommy, però poi dico da soli in isola deserta, è la fine, ti chiamo dove vado. Ma cosa c'entra? Parte di esatto, di parte, basta, adesso vado. Vai, vado dall'altra parte. E poi mi vedi? No, porterei la mia migliore amica perché di sicuro riusciremo a ridere, fare cavolate pure all'isola deserta. No, io sì, porterei il mio fidanzato. Buonasera a tutti. Lui mi aiuterebbe tantissimo. Esatto. La smetti? Io Cattuscia porterei. Cattuscia. Tu chi hai? No, io porterei il mio fidanzato. Sì, a parte che lui mi aiuta in tutto, quindi sì, lui sarebbe. No, è vero. Noi siamo la coppia che spacca. Se ci vedi insieme siamo uguali. Oltre che alti uguali. Siamo alti uguali. E portiamo la stessa taglia di vestiti, quindi ci scambiamo i vestiti a vicenda. Io, fantastica questa. Anche cosa. Tu. Ora ragazzi, vi lasciamo con Someone You Loved. Mamma mia. RDS Next. Bentornati su RDS Next con Jackie, Sammy e Tommy. Aspetta, sì. Audio. Vediamo se è una cosa seria. Vediamo stavolta. Se è per me. Dai, vediamo se è per già Tommy. Già sta ridendo. È per me. Per Tommy. Ah, ho capito.
Il mio cuore batte solo per te. No, ma che carino che è. Ma oh, dai. Manu, oh, ma ti signore. Sei dichiarato così. E già dice così che non ci siamo ancora visti. Pensa quando ci vediamo. È finita. Si scherza. Nel frattempo Tommy ragazzi. Nel divano che guarda la diretta. Ciao Tommy. Stiamo allora, scherzando. Un altro audio. Chissà è proprio ossessionato. Mamma mia, veramente, innamorato. L'hai fatto innamorare, Tommy. Per caso sei una pizza? Perché ho davvero voglia di assaggiarti. Oh mio Dio! Allora, aspetta, fermi tutti. Uno che se ne esce con una frase del genere, non so, cioè te lo fa proprio scendere. Vero? Sì, no, ma scendere. Allora, adesso ti racconto con la Jackie. Io stavo camminando tranquillamente con lei. Arriva da me un ragazzo con la rubrica telefonica aperta, mi dà il telefono in mano e mi fa: compili questo. Cioè, ma io, cioè no, gli fa. Ma io come avrò, cioè, gli come... fa compili questo, c'era il numero di telefono. Oggi mi hanno scritto: ehi, sicuramente non sai quanto pesa un orso, ma sicuramente abbastanza per rompere il ghiaccio. Piacere Angelo. Wow, cioè, che ma io così, ma cos'è? Bloccato ovviamente. Angelo, ma perché? Ma sì, no, alcune cose sono davvero improponibili. Cioè, Angelo, questa della pizza non l'avevo mai sentita, ma guarda. Perché voglio assaggiarti. Ma dove siamo finiti? No. Allora, ma se uno mi dice una cosa del genere, gli parte così, con le nocche. Allora, torniamo a argomenti seri, per favore. Okay. Hai dei nuovi progetti in futuro? Sia legata alla danza. Se sono legati più alla danza, sì, del canto. Allora, basta audio fino a fine. Hai rotto. No. Sono onesta, tipo scrivendo ancora. Sì. Sì, perché ho visto che sta comunque scusami. C'è lì il messaggio insistente. Qual è? Dal tuo spasimante. Ok, vediamo. Il mio spasimante che è proprio acceso purtroppo. Dai. Che ne dici di un giro romantico in gondola solo io e te? Oh mio, ma anche Dio, no, dai, va là. Cos'è sta roba? Ma fermatelo. In chi gondola. Si crede di essere? Gondola, Manu, ci hai deluso. Noi andiamo con un altro. Ciao. Noi andiamo a casa delle nostre fidanzate. No, ciao. È stupida. Posso trasformarmi in altro? Vabbè, e progetti futuri, mondo della musica. Allora, sì, sto continuando. Allora, con la danza. C'è un progetto in realtà molto grande, okay, che avrei dovuto fare farlo verso novembre-dicembre, però il Covid non me l'ha permesso. Che però adesso sembra riprende. Esatto, sembra che riprenda, non dico ancora niente perché l'ultima volta avevo detto esatto, quindi non diciamo niente e sto continuando a scrivere, quindi non so ancora se farò uscire altra roba, però comunque sono felice dei risultati che sto ottenendo con questa canzone, quindi se mi sento di farlo uscire, perché no? In bocca al lupo. Grazie, esatto. Creepy. Ora facciamo, vi lasciamo con Perfetta così di H7 e torniamo subito dopo. RDS Next. Bentornati a RDS Next con Jackie, Sammy e Tommy. Cioè, siamo ancora qua. Sam praticamente mi ha colto alla sprovvista perché pensavo partisse lei e invece mi guarda. Ogni tanto ci intendiamo così con gli occhi come l'ultima volta. Aspetta, che cos'è, un audio? Allora faccio io. Ok, pensavo ci fosse un altro audio. Vai Jackie. Allora ti chiediamo di fare una coltura. Ti chiediamo di fare una call to action per le spettatrici e gli spettatori della generazione Z, che poi alla fine è anche la tua generazione. Sì. E ti chiediamo di esprimere un messaggio di incoraggiamento verso le nuove esperienze e il credere nei propri sogni con una frase secondo te di impatto. O comunque qualcosa che cioè, vuoi dire. Anche il tuo motto, quello che preferisci. Ma io credo che bisogna sempre credere nei propri sogni e per quanto possa essere difficile non arrendersi mai. Perché se credi davvero in un qualcosa e comunque senti che ti fa stare bene, a prescindere del risultato finale, anche se non riesci ad arrivarci, comunque tutto il percorso che hai fatto. Sei di averci provato. Esatto. E poi magari possono succedere tante altre cose belle nel mentre. È vero. Quindi, assolutamente. Che carino, ma sei un sacco tipo umile. Mi piace un sacco. È vero, questa è una bella cosa che le persone perdono sono quando male. Sono una persona. No, però sei molto umile. Ci sono un sacco di persone che magari si monta la testa con pochissimo. Sì. E comunque è bello che la gente, che molta gente non lo sia. Vabbè, ma tanto, cioè, nel senso, sono sempre. Cioè, per quanto puoi fare, sei sempre alla fine Tommaso Stanzani, che è nato, cresciuto a Sant'Agata Bolognese. Io vale la cioè, vai Emilia Romagna! Sforna i talenti! Ma a Pasqua starei qua nelle vacanze Pasqua o vai comunque? Vado a casa. Sì, dai miei, noi facciamo il pranzo domenicale insieme, quindi anche adesso non posso salvare.
saltarlo. Eh no. Quindi, no. Linciato. Ciao mamma, non vengo. No, no, non come non vieni, nonna. Scusa. La nonna era già. La agitata. Nonna. Ma c'è, sì, Tommaso, c'è Tommy, viene. Sì. Che carino. Ho già preparato il menù. Allora, dopo le lasagne, l'arrosto, l'anatra, il tacchino. Le patate al forno. L'agnello. E ovviamente i tortellini. Vuoi anche il dolce? Io, va bene, ok. Cioè, secondo, che poi se dici no è finita, la tua vita è proprio conclusa. No, non puoi dirgli sì, no, sì, certo. Un pranzo che ti sembra durare 48 ore in realtà è solo un'oretta. Che dopo hai anche paura ad alzarti in piedi, quindi rimani lì seduto. Esatto, no, dobbiamo passare apposta. Oh ragazzi, siamo in onda. Io ragazzi siamo in onda, stavo chiudendo tutto, invece non è vero. Cioè, lo siamo? Ho sbagliato io. Ora puoi chiudere se vuoi. Ora chiudiamo, ragazzi, vi lasciamo con Virale di Matteo Romano. Next. RDS Next. Next. Bentornati su RDS Next con Jackie e Sammy. Scusate, Tommy, mi ero dimenticata perché vi spiego. No, in realtà mi ero dimenticata perché stavo facendo una cosa molto importante che è il ritratto di Samara. Volevo dire. Non me lo ricordo. Com'è che si dice quando fai un disegno brutto? Un disegno stilizzato? Non è brutto stilizzato. È tipo quando lo fai, tipo fai una bozza, un lo scarabocchio. No. Vabbè, comunque sta non è un autoritratto, è l'altro. La caricatura, ecco, volevo dire la caricatura, ma non mi veniva. Vedi che Federica mi aiuta. Comunque abbiamo deciso di sequestrare Tommy fino alla fine del programma. Manca poco, per fortuna. Manca poco. Tanto voi siete super carine, quindi ci sto con molto piacere. Carino. Allora, adesso è arrivato il nostro momento. Siamo arrivati a 1000. Praticamente Sofia Crisafulli, che è una ragazza influencer comunque della web. La conosci? Sì. Hai visto? È rimasta incinta, ok? Ieri ha annunciato. Lo sapevi! E cioè, ieri non ho vinto di niente anche con noi. Ieri ha annunciato il sesso del suo bambino. Che poi io devo dire una cosa, ero connessa perennemente per vedere il baby shower, ma c'è stato un problema tecnico in house. Raccontiamolo a Tommy. Praticamente ci siamo trovati un rumore strano. No, praticamente lei era in live che voleva sapere il sesso del bambino. Certo. Io ho iniziato a urlare per tutta la house, perché abitiamo insieme, cioè frequentiamo così la casa. E c'era questo insetto grosso così, ok? Era tipo uno scarabeo, pungiglione, un po' strano. Ma che pungiglione? Ma non era il pungiglione enorme, solo loro. Era un cobra. Era una cosa un cobra alato, secondo loro. Era tipo un moscerino. No, era veramente grosso. Era così, giuro. Era nella camera, volevamo buttarlo fuori. Quindi abbiamo spento la live, quindi stavo a inseguire l'insetto. Ma delle urla, lei che cadeva. Io sono caduta dal letto, ho fatto un volo, stavo per dare una testata per terra. Perché poi dopo cosa faceva? Aveva le antennine, usciva fuori dalla luce per volare verso magari. Ah, perché era andato dentro proprio. Noi in villa abbiamo tipo il led a muro, cioè c'è tipo questo distacco qui, un po' rialzato. Si era infilato qua, lì. E qua, cercava di uscire, ma poi cadeva. Povero, stava lì. Si stava solo nascondendo perché aveva paura. No, in realtà è perché era attratto dalla luce. Ah, ok. Capito. E niente, praticamente urlavamo come delle pazze perché voleva volarci. Allora, sì, durante il. Non riesco a leggere perché sono cieca. Okay. Durante Sofia Crisafulli ha svelato il sesso del primo figlio. E è un maschietto. Siamo. La sua reazione. Lo sapevo, lo avevo anche sognato. Chissà quale nome sceglierà per lui. Tiago. Tiago ha scelto come nome. Ha già scelto. Ma la smetti? Sì, ha scelto Tiago. Ok. Ha scelto Tiago il nome del. Ma scusate, non avete visto le storie? No, si vede proprio che non fate gossip. Anch'io quello l'ho perso. Sì, no, perché ecco, ieri ero connessa, torta. Volevo sapere. Solo che secondo me loro pensavano che nel taglio della torta dentro ci fosse il colore. Certo. E invece no. La delusione è proprio quando tagli. Vai nelle storie, Dani, vai nelle storie di Sofia perché su Apple si bloccano. Era una torta normalissima, cioè loro hanno tagliato. Loro hanno tagliato, e alla fine ma fatto così e basta. No, esatto, mentre lo tagliavano che si aspettavano di vedere il colore del bambino dentro la torta, in realtà tutti hanno fatto esplodere. Io vedo delle fatte robe quando tipo vogliono, ma assurde. Ma una volta ho visto il ragazzo che è andato dalla ragazza sgasato con la moto e dalla marmita. Ecco. Assurdo. Vediamo. Vai. Che bello però. Ah, le rose Vai. Blu gli ha dato. A me però. Viene da piangere. Sì, è questo maschio. È il dopo. Questo è il durante. Guardate, è tipo emozionatissimi. E poi dopo. Oh mio Dio.
No, che cosa bella però. Sì, è molto bello. Io lo farò uguale. Sì? No. Tu lo farai. Io non copio nessuno. Tu vuoi scoprirlo il sesso del bambino subito? No, o no, no, farò il baby shower assolutamente. Baby shower per me, ovviamente il giorno dopo averlo scoperto, perché non è che voglio. Cosa? Sto scherzando? Cosa che avevo visto? A Napoli che era passato tipo un elicottero. No, vabbè, te l'hai visto? Che faceva il fumo rosa. Praticamente è passato questo, sì. È passato questo, però in realtà tutti gli abitanti allarmati che uscivano fuori dalle case perché pensavano ci fosse un bombardamento a Napoli. Un bombardamento a Napoli. In realtà erano questi genitori che avevano affittato questo elicottero. Il problema è che la scia non era proprio rosa, era tipo più sul rosso. Quindi tutti pensavano che li stessero tipo contaminando con della roba, no. Tutti che uscivano fuori. E alla fine la bambina era una femmina, invece sì. La donna incinta sono super felice. tutta Napoli allarmata perché è successa a Napoli. Oh mio Dio, no, che ridere, ragazzi, che vi lasciamo con la prossima canzone dopo questo fantastico annuncio e poi continueremo a parlare di gossip. Questa è la tua musica. Next. Bentornati su RDS Next con Sam, Tommy e Jackie. Allora, continuiamo col gossip. Praticamente, ne raccontiamo una. Senti che sia biondo? Sì. Ok, cioè, una anche ragazza. Lui esce da amici. Esatto. Sì, una sì, ragazza sì. Si è dichiarata a biondo su TikTok. Ma in modo divertente. In modo tipo, divertente. Io sono Sagittario, anche tu sei Sagittario, quindi cioè, siamo fatti per stare insieme. E lui ha duettato questo video. Quindi la ragazza è shock perché comunque. Andiamo a vedere l'articolo. Vai, vediamo. Dani, ma Dani, sempre che dorme. Oh. Dani. Sempre che dorme la regia. Guarda lì che roba. La prossima volta in diretta vi faccio. Una settimana fa, una ragazza di nome Natalia Sofia Molteni ha registrato un video presto divenuto virale su TikTok. Questo è un video per convincere biondo a fidanzarsi con me. Le ragioni sono molteplici. E comunque, tra coloro che hanno visto il video, c'è anche lo stesso biondo che ha fatto il duetto. Ok. Come modo di dichiararsi? Pareri? Pareri? Ma dipende, secondo me lei non si è dichiarata. L'ha fatto per divertirsi. Se dovesse, cioè, se una persona dovesse farlo così, io la stimo. Brava. No, in realtà è divertente, cioè è una cosa divertente e diversa. Beh, comunque intanto lei è riuscita ad arrivare dove voleva arrivare. Sì, esatto, intanto arrivare da lui. Esatto, appunto. È vero. No, secondo me ci sta alla fine, perché no? È un modo diverso e divertente anche. Fa divertire la gente. Da lì nasce l'amore più pazzesco della storia. Sì, tra la fan e comunque poi il cantante, bellissimo, immagino già tutte le cose. Lui che va a prendere la sua casa, lei che lo vede. Cosa c'è, Jackie? Hanno scritto Jackie che butta il foglio. Dov'è che hai buttato il foglio? Non lo so. Ha fatto così, l'ha semplicemente appoggiato sul tavolo. Lui è fantastico. Perché? Fa troppo ridere, dovete vedere cosa scrive ogni volta. Ah, beh, sicuramente. Ovviamente, guarda. Per me. Io non ce la faccio più, ragazzi, veramente. Allora, comunque, ora cambiamo argomento perché il gossip, vabbè, abbiamo fatto due articoli oggi molto soft. Estate, avete dei progetti per quest'estate? Io non ho ancora, è una cosa che devo fare, pianificare un attimo un planning Mamma delle mia, vacanze. Io ti giuro, sono disperata, non so cosa fare, non so dove andare. Io più che altro non so cosa fare perché ho delle cose, cioè dei progetti in mente. È quello. E quindi... No, voglio un'altra. Lei vuole la sua? Tu. No, ragazzi, allora, dopo questa fantastica esibizione vi lasciamo con Maria Salvador. RDS Next.